Cimitero chiuso il sabato pomeriggio e la domenica nei mesi di luglio e agosto. Questa è la decisione presa dall'amministrazione comunale per il periodo estivo. Una scelta, quella della giunta a Ruvolo, che i cittadini non hanno gradito ed ha scatenato le polemiche in città. In molti infatti approfittano delle domeniche, giorno di riposo, per poter portare un fiore sulle tombe dei loro cari. Una notizia che in tanti hanno appreso solo domenica mattina, quando si sono ritrovati i cancelli chiusi al cimitero Angeli. Mi sono informata anche attraverso i fiorai della zona e hanno confermato tutti che effettivamente il sabato pomeriggio vi è poca affluenza di cittadini qui al cimitero, così anche la domenica. E praticamente si è esteso ciò che già avveniva, è sempre avvenuto negli anni passati per il mese di agosto, perché nel mese di agosto abbiamo sempre chiuso il cimitero durante le giornate delle domeniche. E l'abbiamo esteso anche al mese di luglio, diciamo metà di luglio, 20 giorni del mese di luglio, e abbiamo aggiunto anche il pomeriggio del sabato. Ma questo anche per tanti motivi. Come si è sempre detto, abbiamo poco personale. In questo momento i custodi sono, al momento in cui è stata emessa l'ordinanza, quindi due custodi. Uno va in quiescenza nel mese di settembre, per cui ha la necessità di recuperare delle giornate di ferie che non sono state godute, e per cui rimane un solo custode. Questo custode, se fa la giornata di lavoro, se, diciamo, svolge il lavoro nel periodo festivo, quindi il giorno della domenica o il sabato pomeriggio, poi deve recuperare la giornata la settimana successiva. Questo comporta notevoli problemi anche di organizzazione del lavoro, altrimenti, ecco, se non recupera la giornata deve essere pagato lo straordinario, che in questo momento, diciamo, il comune non è nelle condizioni di pagare questo straordinario. Quindi è una scelta, secondo me, oculata, per il fatto che bisogna razionalizzare le spese, anche in considerazione di quelle che sono le richieste da parte dei cittadini, quindi l'affluenza dei cittadini. Il cimitero Angeli dunque sarà aperto i fine settimana di luglio e agosto solo il sabato mattina dalle ore 7 alle ore 13, fermo restando la reperibilità durante la chiusura in caso di funerali. Polemiche scatenate anche da una mancanza di comunicazione da parte del comune. In realtà noi abbiamo comunicato, abbiamo affisso degli avvisi già da una settimana qui al cimitero. Solitamente chi si reca al cimitero abbiamo dato sia abbiamo messo sia qui all'interno del cimitero in tutti i cancelli che anche nei negozi dei fiorai che ci sono lungo la strada per avvisare il più possibile la cittadinanza di questa ordinanza. Credo che il disagio che ci sia stato sia riferirsi solamente a poche unità, poche decine forse di persone. Certo dispiace questo, che non è stato potuto dare più risalto a questa cosa, però pensavamo che così come abbiamo fatto con il diserbo, per esempio, che con gli stessi avvisi abbiamo avvisato tutta la cittadinanza e nessuno ha avuto da lamentarsi, pensavamo che anche per questa ordinanza le cose sarebbero andate nello stesso modo. L'ordinanza comunque c'è, è successo che per un piccolo disguido tecnico, per il fatto che non si sia potuto trasmettere online la delibera al sindaco per la firma digitale, ha fatto ritardare la firma dell'ordinanza, ma di fatto l'ordinanza e la chiusura è stata concordata con l'amministrazione, col sindaco in persona che dopo tanti ripensamenti ha deciso effettivamente di procedere alla chiusura per questi giorni, ripeto, solo nei mesi di luglio e agosto.